Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potrete contattarmi su uno dei miei social, sul mio ID PSN oppure nei commenti sotto al video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde e in questo video volevo informarvi riguardo un problema che trattasi di un bug presente da ieri sera sulla beta di Red Dead Online. Prima di iniziare ringrazio gli orchetti che lasciano un bel pollice in su, commentano e condividono il video e poi vi invito a seguirmi su almeno uno dei miei social per essere sempre avvisati appena carico un video sul canale, visto che spesso YouTube non invia le notifiche dei video. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e iniziamo subito. Da ieri sera che ha iniziato a diffondersi questo bug sulla beta di Red Dead Online, tutti i giocatori che sono aumentati di un rango e che aumenteranno di rango in questo momento al rango successivo, se tenete premuto il tasto L1 oppure il tasto LB in Free Roam oppure in una qualsiasi attività per vedere il proprio rango, davanti al numero dell'XP ci sarà un trattino che equivale a dire meno e gli XP attualmente in possesso di quel rango non ne partiranno da zero per poi aumentarli per salire al rango successivo, ma saranno assegnati subito gli XP che vi serviranno per aumentare al rango successivo con appunto quel meno davanti al numero. Questo bug è attualmente presente in entrambe le piattaforme di gioco, PS4 e Xbox One. Addirittura alcuni di voi mi hanno contattato dicendomi che anziché aumentare di rango ti farà scendere di rango a causa di questo bug, cosa fortunatamente non vera, altrimenti avrei smesso di giocare in questo momento alla beta di Red Dead Online. In questo momento per aumentare di rango il meccanismo sarà il medesimo, con la differenza che anziché aumentare l'XP per raggiungere l'XP del rango successivo, nell'accumulare dell'XP gli XP attualmente in possesso di quel rango diminuiranno fino a raggiungere il numero 0, ovvero al rango successivo. Al momento Rockstar Games non ha pubblicato nulla riguardo questo bug attualmente presente sulla beta di Red Dead Online, anche se non si tratta di un bug pesante. Speriamo venga risolto da Rockstar Games al più presto e appena questo bug sarà stato risolto scriverò subito risolto nel titolo di questo video per avvisarvi. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tutti quanti un bel like, commentate e condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nella descrizione. E da Orcuverde tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!